E quando dicono che tutto questo vuol dire rendere semplicemente la filosofia una scena, a me piace sempre ricordare il divorzio platonico dalla scena. Attenzione, la scena è la cosa principale, anche questo conosceva benissimo Platone, bisogna essere in scena. Certo, la scena pubblica è un pochino più, come dire, abitata della scena interiore. Ci sono un sacco di persone in più con cui fare i conti. Le contiamo? Andiamo a vedere. Chi sono i gestori dei festival? Sono in genere nuovi. Non c'erano prima, neanche loro. Sono inediti, anche questo. Sono persone, ma sono associazioni, nuovi tipi di istituzioni, vecchie fondazioni, ministeri? Mai. Musei? Mai. Cioè, le grandi strutture dello Stato non ci sono. I festival sono dei fatti locali, l'abbiamo visto, contribuiscono a produrre località, contribuiscono a dare senso del luogo nuovo, a elaborare identità locali differenti e si basano su quel che c'è, cioè trovano nel territorio le loro risorse, quindi hanno a che fare con spazi limitati che aspirano ad essere visibili nella rete globale ma che sono limitati come spazio. Quindi non ci stupiamo che lo Stato non ci sia, c'è il locale, amministratori locali, fondazioni locali, risorse culturali locali. Sono queste, ma per lo più sono nuove. E vanno tutti d'amore d'accordo? Non posso dirlo io, ecco. Ne ho viste di cotte e di crude, diciamo così. No, perché lì c'è un nuovo... Cioè, la battaglia per il governo dello spazio, la battaglia per il governo del consenso. E queste sono nuove battaglie che sicuramente sono tutte da fare. E ciascuno di voi che lavora o che ha lavorato sa bene che queste sono cose che si debbono affrontare. Si creano delle strane alleanze fra soggetti, ecco, in cui le imprese spesso giocano un ruolo, no, non più da sponsor, non sono più dei coreci semplicemente, ma diciamo da organizzazioni che si rendono conto del carattere prezioso che hanno le intelligenze e l'elemento creativo. Si fa fatica naturalmente, certo, a trovare i denari, ma non c'è dubbio che non si possono più cercare in cambio di marchi. Anche lo sponsor deve diventare un attore culturale, entra, sale in carrozza se in qualche modo anche lui può respirare e aspirare a quella visibilità che non è più una visibilità semplicemente sui giornali locali o nazionali, ma deve essere qualche cosa che interpreta una delle sue mission, uno dei punti chiave della sua esistenza. Per questo, insomma, io non ho mai pensato che i festival possano essere solo, diciamo, concepiti come qualcosa di marketing territoriale, anche se naturalmente fanno il pieno dappertutto, questo non c'è dubbio. Ma non è detto che se vuoi andare là, la strada più breve sia quella retta, molto spesso la strada più breve e più efficace è quella attraversa, quindi... Chi viene? Chi ci va ai festival? Come lo trovate il pubblico dei festival? Guardate che è un pubblico molto grande, in Italia ormai sposta milioni di persone, in totale controtendenza rispetto agli altri flussi turistici. Almeno diciamo i 5-6 grandi festival a livello di presenze spostano almeno 1 milione. E sono tanti, eccoci. E sono tanti perché non in fondo sono affidati alla parola, ecco, a quella parola che fino all'altro ieri non costava nulla lì davanti. Cioè, se non costruisci tutta questa macchina è semplicemente una conferenza di qualunque cosa, ma sono conferenze. Ecco. Come si fa? Allora, perché? Ecco, io ho l'impressione che, e qui mi accingo un poco a terminare, ho l'impressione che il soggetto
che va ai festival sia un soggetto anch'esso molto contemporaneo. È un soggetto che è costantemente in rete, che viene informato dalla rete, non certo dai giornali, viene informato dalla rete. Il programma dei festival è spesso così ricco che non può mai stare, non è mai cartaceo. Il cartaceo si fa, ma è qualcosa che uno si porta a casa come trofeo di viaggio, ma non è lì l'informazione. L'informazione è nella rete. Quindi sicuramente sono persone che sono abituate a muoversi in uno spazio di vicinanza elettronico, non in uno spazio di vicinanza reale. Un po' di più, sono in genere soggetti nomadi, non soggetti molto stanziali. La persona che viene al festival ha un forte senso del luogo festivaliero, ma non è casa sua, non ha la radicetta lì, non ha il sangue in suolo. E tuttavia, ecco, se voi sentiste ogni tanto, quando qualcuno chiede informazioni, gli rispondono a Modena, anche quelli di Firenze, perché anch'essi si sono in qualche modo identificati. È uno spazio artificiale, ma è uno spazio di vicinanza, di prossimità, di identificazione, uno spazio di conversazione come quello che è molto simile a quello che sulla rete si può trovare con persone che abitano molto distanti, ma con cui appunto si condividono dei gesti fondamentali e degli spazi di prossimità inediti, anche questi che sono appunto degli spazi di elezione e non di non costruttivi, spazi non costruttivi, non costruiti, quantomeno. Sono persone che vogliono diventare più ricche, ma vogliono diventare più ricche di esperienza, più ricche di mondo, più ricche di parole, più ricche di conversazione. E non per forza più ricche nelle tasche, che non fa schifo, non siamo qui a dire questo. Però è importante sapere a quale soggetto stai mirando. Ho detto soggetto, non ho detto target, perché con solo il concetto di target non ci arrivate. Ecco, come con solo il concetto di marketing territoriale non ci arrivate. Eccoci. Dobbiamo rinunciare all'idea che nella realtà ci siano tre strati. Lo strato che noi vediamo, che è quello finto. Lo strato sovra, che è quello che governa. Scusate, lo strato sovra, che è quello che non conta, è lo strato sotterraneo, che è quello che regge tutto. E continuare a immaginare che è l'economia che regge tutto. Io non so come abbiano la faccia tosta di dirci ancora queste cose dopo quello che è successo. Noi sappiamo bene questo, che gli uomini stanno in piedi perché hanno dei pensieri, hanno delle aspirazioni, che questi pensieri e queste aspirazioni naturalmente trovano nell'economia l'energia per poter essere alimentate. Ma non c'è dubbio che nei festival non c'è né l'underground né l'overground, c'è un presente puntuale, artificiale, ecco, che è però in grado di riformulare le priorità delle coscienze. Non c'è in primis il marketing, eppure si vende tantissimo. Quest'anno noi abbiamo avuto per la prima volta il ringraziamento di Federalberghi. A livello provinciale non c'era più un letto, provinciale, non cittadino. Abbiamo superato le 160.000 presenze in 3 giorni. Allora, evidentemente si fa qualcosa che ha senso e che ha un effetto poderoso anche dal punto di vista economico, ma si stiamo costruendo qualcosa che è molto più di economia, perché l'uomo è molto più di economia. Lo diceva anche uno molto tempo fa, che non di solo pane, bene, neanche i festival, non solo pane, anzi dategliene poco, dategli il pane dello spirito e vedrete che vengono. Grazie.